Ciao a te e bentornato sul mio canale. Oggi è mercoledì, quindi come lo sai bene, è il giorno dei thread horror. Ti ricordo che i thread horror sono dei racconti fatti da persone, spesso pubblicati sui social, di storie che sono vere, che sono accadute. Io cerco prevalentemente le mie storie su Reddit. Però può darsi che sia anche su Twitter o su altri social media. Diciamo che sono un po' meno sensazionali delle storie che ti pubblico durante il weekend. Però non è che sono meno angoscianti, perché sono delle storie che sai benissimo che sono accadute. E poi sono delle storie che potrebbero accadere a me, potrebbero accadere a te, forse ti sono anche già successe. E quindi questa storia che potrebbe accadere a chiunque ti mette un po' di brividi. Però prima di iniziare, prenditi una tazza di tè o di caffè, una merendina, mettiti comodo e iniziamo subito. La storia che ti racconto oggi è stata pubblicata su Reddit. È una storia molto corta, la storia di oggi, però se sei un genitore o se vuoi avere dei figli, credo che sarà una storia che, come tutte le storie che coinvolgono dei bambini, ti metterà tanta ansia. Allora, l'autore non dà tante informazioni sul luogo geografico dove accade questa storia. Però quello non ti preoccupare, non impedirà il tuo cuore di fermarsi. Per aiutare il racconto chiamerò l'autore Marco e anche se non abbiamo tante informazioni sul luogo dell'accaduto della storia, sappiamo che succede negli Stati Uniti. Marco ci racconta una cosa che gli è successo quando aveva tipo 9 anni circa e che andava ancora alle scuole elementari. Era negli Stati Uniti, quindi c'è ogni mattina allo stesso orario preciso, quel bus scolastico giallo che vedi che ti porta a scuola. Non so se esiste anche in Italia, però di sicuro quel bus giallo, nell'immaginario collettivo è abbastanza tipico degli Stati Uniti. Quel giorno di scuola, la mamma di Marco, Isabella, si sveglia tardi e quindi, visto che era lei a dover svegliare Marco, anche lui si sveglia tardi. La scuola iniziava alle 8 e il bus arrivava alle 7. Ed erano già le 6:40. E sai che i bambini non sono come te quando sei in ritardo che puoi saltare la colazione e essere pronto in 4 minuti crono. No, queste piccole cose hanno bisogno di essere nutrite. Quindi Isabella, la madre di Marco, decise che quel giorno lì avrebbe portato lei Marco a scuola e avrebbe avvertito l'autista dicendogli di continuare la sua strada senza stare ad aspettare Marco. Così loro avrebbero avuto tutto il tempo necessario per prepararsi e arrivare a scuola. Sono le 6:50, Marco è tranquillamente a tavola nei suoi pigiama a fare colazione. A questo momento sentono il bus fuori fermarsi. È arrivato 10 minuti prima del solito, ma come previsto, Isabella esce fuori e fa un segno della mano indicando all'autista di andare avanti. Torna a casa e chiude la porta, ma non sente il bus allontanarsi. Dopo un po' sente bussare alla sua porta. Quindi Isabella apre e vede un uomo in divisa di autista di bus. Le spiega che è l'autista supplente perché l'autista abituale si era dato malato oggi e dice che sapeva di essere un pochino in anticipo, come l'aveva notato anche Isabella, ma voleva iniziare il suo giro prima perché non conosceva tanto bene il percorso. Isabella dice: "Ok, va bene", però gli spiega comunque che oggi si sono svegliati tardi e quindi porterà lei il suo figlio a scuola. L'uomo sembrò un po' turbato dalla sua risposta e quindi gli disse che poteva aspettare un pochino, visto che era in anticipo sul suo programma. Ma Isabella insistò e disse che in tutti i casi non sarebbero stati pronti neanche fra qualche minuto. Quindi gli disse di nuovo di andare avanti e di continuare il percorso. L'uomo sembra questa volta proprio arrabbiato, ma decise di tornare indietro nel suo bus e di andare via. Marco tornò a finire la sua colazione e a quel punto era ancora nei suoi pigiamini, ma alle 7 in punto un altro bus si fermò vicino a casa di Marco ed Isabel con l'autista abituale e questa volta pieno di bambini. In effetti il bus di prima era vuoto, c'era solo l'autista.
ed il bus. Quindi un pochino si disse strano. Andò a parlare quindi con l'autista del secondo autobus. Quindi Isabel gli parlò del supplente e di quel supplente che gli aveva detto che si era dato malato. Però l'autista, mentre stava parlando, la guardava stranamente e gli disse: "Ma non mi sono mai dato per malato e non c'è nessun autista supplente sul mio percorso." Isabel, immaginati l'ansia di una madre quando ti senti che tuo figlio stava per essere affidato ad un completo sconosciuto. Subito l'autista chiama il reparto base degli autisti e in parallelo Isabella chiama la polizia. E l'avrai capito, quando l'autista abituale chiamò la sua base, gli informarono che non c'era nessun autista che doveva fare lo stesso percorso di lui. Non possiamo esserne sicuri, però possiamo immaginare, intuire che questa persona non aveva le migliori intenzioni, anzi aveva previsto di rapire Marco. Purtroppo i poliziotti non riuscirono mai a prenderlo e nel periodo successivo, anche negli anni successivi, non hanno sentito una storia di una persona che fosse stata rapita da un finto autista di bus. Quindi svanì proprio nel nulla, però traumatizzò Isabella naturalmente. Però non lo disse subito a Marco, cioè questa storia la raccontò anni dopo a Marco, cioè lui era tornato a prendersi i suoi cereali, a fare la sua colazione, non si era accorto di quel dramma che stava per succedere. Però quando ha sentito questa storia, Marco si è detto veramente che se Isabella e Marco non si fossero alzati, svegliati dopo, e se Isabella non avesse deciso di prendere il suo tempo e di andare a scuola da sola con suo figlio, avrebbe affidato Marco a questo sconosciuto. Chissà dove sarebbe ora, chissà se sarebbe vivo ora. Pensaci un pochino, questa aneddota è un po' strana, poteva in realtà essere l'inizio di una storia drammatica. E questo non è molto rassicurante. La storia finisce lì e anche il video. Se a te è successa una storia del genere, una storia dove per un pelo succedeva un dramma, mettimelo nei commenti. E se ti piacciono questo tipo di storie, questo tipo di video, ti puoi iscrivere al mio canale e attivare il campanello, così potrai avere tutte le notifiche di quando esce un nuovo video. Intanto noi ci ritroviamo per il prossimo video.